Forse ho Eccoci esagerato. tornati al secondo episodio delle situazioni più strane che mi sono successe nel mio lavoro. Come sapete faccio l'estetista e quindi chi fa il mio lavoro sa bene che spesso si può incorrere in situazioni piuttosto spiacevoli. Ci tengo a dire una cosa: tutto quello che sentirete, siccome ho letto dei commenti e quindi mi sembra giusto rispondere, purtroppo non sono invenzioni, ovvero sono cose realmente successe quando lavoravo, appunto. E chi fa il mio lavoro sa benissimo che può accadere. Iniziamo subito. Anche oggi ve ne racconto tre. La prima situazione, diciamo, è la più blanda, va, diciamo così. Mi trovavo sempre a casa di mia nonna perché, come dicevo, le clienti di mia nonna, che mia nonna faceva la parrucchiera, quindi anche lei ha le sue cose da raccontare, non credetevi, e faceva la parrucchiera, quindi ogni tanto qualche cliente di mia nonna si prestava a farmi da cavia per poter imparare il mio lavoro. E quindi spesso venivano, facevano mani, piedi, baffetti gratuitamente. Viene una signora, doveva fare il pedicure. Io ho fatto sempre tantissimi pedicure, oltretutto sono anche, me lo dico perché è la verità, sono veramente brava, più che altro perché sono minuziosa nel mio lavoro, quindi secondo me questo è un punto a mio favore. Io non mi lodo mai, però quando me devo lodare è giusto che lo faccio, insomma. Insomma, viene questa signora e cominciamo a mettere a bagno i piedi. Quando vado a tirar su i piedi, asciugo, ho notato subito che aveva l'unghia dell'indice abbastanza rovinata, un po' molliccia, come se l'unghia avesse subito un trauma. Al che ho subito detto: signora, io quest'unghia, non essendo podologa, io non posso toccare le unghie malate, ok? Quindi non potrei togliere neanche le unghie incarnite, anche se so toglierle. Morale della favola, ho cercato soltanto di pulirgli intorno questa unghia. Era in condizioni assurde, era tutta nera, ispessita, sotto era giallina, e quindi io con la sgorbietta intorno sono andata, ho iniziato a pulire intorno all'unghia tutta quella pelle anche morta che c'era. Non faccio in tempo a mettere la sgorbia sotto l'unghia per pulirla sotto, che praticamente l'unghia mi rimane attaccata alla sgorbia. Io a quel punto ho fatto: oh mio Dio, signora, le è caduta un'unghia! Tipo una roba del genere. Lei con moltissima calma mi ha detto: no, non ti preoccupare, quest'unghia è traumatizzata, mi cade sempre. Io dico: santo Dio, va bene che tu lo sai, ma me lo vuoi dire? Guarda, st'unghia appena la tocchi, parte. Io piccolina, c'avevo 13, 14 anni, piccolina, mi ritrovo con l'unghia sopra all'attrezzo da lavoro, ho detto: ecco, l'ho rovinata la signora. Anche all'altra unghia aveva lo stesso identico problema, mi spiegò anche i motivi e naturalmente poi l'altra unghia non gliel'ho toccata. Però da piccolina, insomma, mi sono scioccata perché mi sono trovata sto unghione putrefatto sull'attrezzo da lavoro e sinceramente non è stata una bella cosa. Seconda situazione, questa è carina più che altro perché non è schifosa, è proprio divertente. Lavoravo al centro estetico, arriva un'altra signora, doveva fare il pedicure appunto, entra in cabina. Entrando in cabina, io naturalmente, siccome le tengo sotto idromassaggio almeno un quarto d'ora, per comunque per ammorbidire un po' tutto, fargli fare un bel massaggio, creare anche la parte relax, la metto sotto idromassaggio, le do dei giornali e nel frattempo le dico: signora, tanto deve stare comunque nell'acqua almeno 15 minuti, io mi allontano e torno dopo. Quando io mi allontano, di solito vado a fare o i baffetti o le sopracciglia, insomma quelle cose che con un quarto d'ora più o meno si riescono a gestire. Lascio la signora sotto idromassaggio e vado in un'altra cabina. Quando sono rientrata, la mia faccia è stata più o meno questa. Praticamente avevo messo l'idromassaggio e voi sapete che io metto un po' di sapone. Evidentemente o non ho messo un po' di più o era un sapone particolarmente schiumogeno. Morale della favola, io ho trovato la signora seduta avvolta da una nuvola di schiuma. Con l'idromassaggio la schiuma era arrivata praticamente quasi alla faccia della signora, non vi dico alla faccia, ma sotto i giornali. Quindi ho trovato questa signora avvolta in una nuvola di schiuma. Ho detto: signora, oh mio Dio, questa si gira e dice: oddio, che è tutta la schiuma, tutta la schiuma. Mi sono dovuta mettere lì e cercare di levargli la schiuma. Poi lo sapete, la schiuma quando è piccolina, no, svolazza dappertutto. Noi ci siamo ammazzate da ride, ve lo giuro su Dio, ma ci ho messo come minimo, cioè veramente almeno 10-15 minuti soltanto per eliminare tutta quella schiuma. Sto sapone che svolazzava dappertutto è stata, cioè, una giornata divertentissima, cioè ho riso praticamente tutta la giornata. Pure la signora si è divertita parecchio in effetti. Vabbè, questa era carina, non era schifosa. Terza situazione, anche questa
c'è da ridere, perché c'è da ridere, facevo i massaggi anticellulite. Quindi viene una signora, era già tanti trattamenti che faceva, i miei massaggi anticellulite sono belli strong, ok? Io so dove toccare naturalmente, non voglio entrare in dettaglio, comunque so come mi devo muovere. E la mia caratteristica quando faccio i massaggi anticellulite è spesso mettermi anche sopra il lettino con la cliente, tipo in ginocchio, e massaggiare ancora con più verve, con un po' più di impeto, ok? Metto la signora sul lettino e comincio. E sto lettino. Lettini erano del centro estetico, quindi comunque non è che erano lettini miei. Anche abbastanza resistenti, per carità di Dio, ma se vede che sto lettino, il mio impeto non l'ha retto. A forza di fatto toton, sto lettino se vede che si è sconocchiato, praticamente la signora si è chiusa come un startup, al contrario, invece di chiudersi così. Le zampe hanno ceduto, i lettini, sapete, no, si chiudono a valigia, e quindi per chiuderli si chiudono in questo modo. Quindi la signora praticamente da così ha fatto così, po'. Cioè tipo l'ho messa tipo a capannina di indiani. Io gli so cascata sopra, perché gli so cascata sopra. Lei ha iniziato per fortuna a ridere come una pazza, ma una pazza. Ha sentito il botto, è entrata praticamente, ci ha trovato tutte e due a culo pizzo, una sopra l'altra, sopra il lettino. Ma non vi dico che, cioè vabbè, ma come avete fatto? Oddio, ma che è successo? Ma che non è successo? E la cosa bella di tutta sta storia è che sia io che la cliente ridevamo come pazze. E voilà, questo è tutto, ve ne racconto sempre tre perché, come sapete, preferisco che mi diciate voi se devo continuare oppure no. Però vi chiedo anche una cosa, mi piacerebbe fare un video dove racconto soltanto le vostre esperienze strane sul lavoro. Qualsiasi tipo di lavoro avete fatto, ne sceglierò 5, che siano estetista, parrucchiera, commessa, qualsiasi cosa, e farò un video dove racconterò soltanto le vostre esperienze più assurde. Scrivetelo qua sotto con l'hashtag situazioni assurde, in modo che io poi me le vado, cioè le trovo facilmente, e quindi nel prossimo video leggerò appunto 5 situazioni assurde che voi mi avete detto. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto ricordatevi di mettermi il like. Vi ricordo sempre che se vi va potete iscrivervi al canale, trovate i link qua sotto di tutti i miei social. Io vi do un bacio grandissimo e grazie sempre per esserci in ogni momento. Un bacio gigante, ciao!